Buongiorno tigrottine, buongiorno tigrottini, benvenuti nel nuovo vlogmas del 22. Oh mio Dio, dopodomani è la vigilia di Natale, aiuto. Domani scarterò i regali con le mie amichette. Oggi sarà una giornata invece che starò dal mio amico, dal mio migliore amico Marco, che non lo vedo da un po'. Si è fatto anche il tatuaggio, quindi vuole farmi vedere tutto, patato. Ci guarderemo il Grinch insieme, con la cioccolata calda e le meringhe. Quindi proprio guardiamo gli horror. Però ora che siamo vicini a Natale, io ho detto, senti Marco, oggi natalizi anche noi due. E domani invece farò il Babbo Natale segreto e non vedo davvero l'ora. Lo aspettavo da una vita. Quindi sono gasatissima per queste ultime tre vigilia, tre Natale. E ho sta cibolla fighissima. Poi quando torno da Marco mi lavo i capelli e sono in condizioni pessime. Però sono stracontenta comunque della giornata che mi si para davanti. Sono ancora sporca di cioccolato perché ora ho fatto... Stavo allegramente, tra virgolette, lavoricchiando come scouter, perché la telefonista la ricomincio tra un bel po' dopo le feste, invece la scouter la continuo a fare. E quindi stavo lavoricchiando. No. E nulla. Adesso sto così e... lavoro un po' e poi è mezzogiorno e mezza, tra un'oretta più o meno dovrei pranzare e mi metto ad editare anche il vlogmas di ieri, dopo il pranzo, quando ho finito di lavorare, perché adesso lavoro altre due orette, mi metto ad editare il vlogmas di ieri perché ve lo voglio mettere in fretta, dato che voglio ritornare in pari, cioè prima, quando ero, facevo uscire il vlogmas del giorno prima, il giorno dopo. Invece adesso non sono più in pari, quindi il giorno dopo ancora faccio uscire quello del giorno prima ancora. Un casino. Per dirvi, oggi è uscito quello del 20 e oggi è il 22. Quindi adesso edito quello del 21 e ve lo faccio uscire entro oggi, così ritorno in pari. E nulla. Ieri ho fatto i pacchettini di Natale, non potete capire la gioia estrema nel fare. E niente. Adesso vi pubblico qualche foto, continuo a lavorare, poi mangio e faccio tutte le mie cosine. Piano. Bene, mi sto preparando, lascio la cipollotta perché domani mi lavo i capelli. Ho messo gli orecchini carini carini natalizi e la maglietta natalizia. Adesso faccio questa magia di io struccata e truccata, è cambiato tutto. Comunque, bellissima la cipolla con tutti i capelli sotto. Sono orribile, ma tanto vado da Marco, quindi fa niente, è il mio migliore amico, non è che devo andare a fare una sfilata. Adoro che sono tutta natalizia, perché io quando ci avviciniamo al 24 dicembre, quindi alla vigilia di Natale, sono super iper natalizia. E ora, a proposito, andiamo ad aprire il calendario dell'Avvento, perché sia ieri che oggi non l'ho ancora aperto. Quindi si va, e tra un pochino arriva papà e mi porta da Marco. In tutto ciò io ho editato anche il vlogmas di ieri e ve lo sto caricando adesso, quindi sono ufficialmente puntuale ora. Ecco a voi, niente, non si vede in casa, il mio look, cipollotto, orecchini nataliziosi, magliettina nataliziosa. Ora spegniamo qui e andiamo a prendere il calendario dell'Avvento. Andiamo anche la luce qua perché non si vede niente. Apriamo il calendario dell'Avvento. Dunque. Ciao caro. Allora apriamo il 20, mi pare l'ho aperto, giusto? Dov'è il 20? 20. 20? Cioè, 20. Ah, no. Sì, l'ho aperto. Il 21. Ui, l'ho aperto stranamente bene. Che bella! Oddio, questa l'adoro. Eravamo a Piazza Navona. Sì, Navona. All'altare della patria. Piazza Navona, sì, Elena proprio. Mi piace da morire questa foto. Non me la ricordavo. Poi guardate com'è fatta bene. Bravo fotografo, che era un tipo che gli avevamo chiesto di farci la foto per strada. E dentro c'è il Kinder Bueno. Mini Kinder Bueno. Buono, adoro. E poi, non ti sfragellare però, questo era il 21 e oggi è il 22, madonna ragazzi. Domani è il 23 e poi il 24, ah,
21, dov'è il 22? Che scema, il 22 è qua davanti, non l'avevo visto. Benissimo. Allora. Ok, faticaccia. Che bella questa. Ok, questa è proprio bella. C'avevo un ombretto pazzesco. Guardate dietro, era il tramonto, infatti era tutto viola. Ed eravamo al mare, infatti in costume. Adoro questa foto, è bellissima. E c'è il Kinder Mini. Quindi adesso me li pappo. Poi mi metto la giacca e vado da Marco. Tanti applausi a me che sto cercando di utilizzare il meno possibile gli effetti. Comunque ho dei capelli proprio di merda. Però ok, fa nulla. E metterò come sempre questa giacca, la mia giacchina per eccellenza. Io super natalizia style con mascherina, orecchini, natalizi, che canditi, giacca, magliettina che sembra un po' un pigiama ma è sempre carina. E ora si va. Allora, sono da Marco, che ha messo queste lucine bellissime, un po' blu, un po' rosse. Questo è Marco. Ciao Marco. Ora ci vediamo cosa, Marco? No! Cosa ci vediamo, Marco? Grinch. Test per capire se sei un bravo miglior amico. Metti le mani così. Partiamo easy. Abbassa un dito se ti ricordi il giorno del suo compleanno. Abbassa un dito se non ti metteresti mai con una sua ex. Abbassa un dito se spesso ridete completamente a caso senza che nessuno dica assolutamente nulla. Abbassa un dito se vi dite i peggio insulti per scherzo. Abbassa un dito se quando vai a casa sua gli rubi cibo di nascosto. Abbassa un dito se hai mai fatto del male fisico a questo tuo amico. Guardate che è molto importante per l'amicizia, alla base dell'amicizia ci sono le botte. Abbassa un dito se l'hai mai fatto incazzare così tanto che stava per finire la vostra amicizia. Abbassa un dito se vi conoscevate fin da piccoli. Abbassa un dito se gli hai mai fatto fare una figura di me, ma proprio di merdissima. E abbassa un dito se condividerai con lui questo video. Fammi sapere quante dita ti sono rimaste. Addio. Ti calmi? Guarda che la violenza porta solo violenza. Dove vai? Cos'è? Oddio, è malato. Ah. Cioccolata calda io, cioccolata calda Marco E Grinch. Belli natalizi. Infanzia. Jim Carrey. Di chi non so, che è dentro un fiocco di neve. Non è vero che fai. Perché? Perché questa cosa non la vuoi? Se chiedi ai non so chi, di certo ti diranno. Si aspetta tutto l'anno. La finestra è gremita e la luce è colorata Madonna, quanto e la banda marcia allegra, in divisa da caratteri. Spaventare qualcuno. Che bello sto film. Abbia un significato più complicato. Che bello sta parte. Guarda, no. Guarda ora che cosa succede. Ce l'ho, guarda. Lei fa piano. Look at me! You! Shine!
Cos'era successo? Beh, dicono tutti a chi non so che il suo cuore quel giorno di ben 3 taglie aumentò. Zitto, non dal cuore. Allora, double cheeseburger, facciamo i soliti schifo. Birra limone, pasta cucinata dalla mamma, pollo così e pollo così. Yes! Fai vedere il tatuaggio nuovo? Ambedì! Ambedì! Da un film all'altro con il mio fantastico Harry Potter. I doni della morte parte 1. Con l'alberetto acceso, le lucine fuori. Bello. Con il tè. Il tè con la tazza di Harry Potter. Con il tè con la tazza di Harry Potter. I biscottini e i cioccolatini. E Harry Potter e Doni della Morte parte 1 qua. Piccioli. Ti piango. Ok amori, è finito il penultimo Harry Potter, Harry Potter e i doni della morte parte 1 che c'era oggi in TV. E posso dire una cosa, mi ha distrutto. Come sempre mi ha distrutto. Comunque domani il segreto, pensiamo a questo, non pensiamo a Dobby. Ma anche voi, se siete Potterhead, nonostante avete visto la scena 20 milioni di volte, ok, ora mi riprendo, è sempre così. Dicevo, ah, è assurdo, io vedo questo film, l'ho visto tipo un botto di volte e mi fa sempre lo stesso effetto questa scena. Comunque domani mi sveglierò un po' presto perché appunto farò le mie amiche, i regali sono tutti pronti e sono qui
e vi faccio vedere al volo quali sono i regali che domani porterò, cioè senza farveli vedere dentro logicamente, ma solamente le buste, senza dirvi di chi sono, perché appunto c'è il Babbo Natale segreto che non so se funziona, lo fanno soprattutto in America, ma adesso anche in Italia per fortuna va super di moda. Funziona nel mettere dei bigliettini con dei nomi dentro una scodella, peschi senza dirlo agli altri, si fa in gruppo, e la persona che ti esce il regalo più importante. Di solito si fa solo alla persona che ti esce, però nel nostro caso abbiamo deciso di fare tanti pensierini piccoli 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 piccoli, come di solito facciamo tutti i Natali, alle altre, al Babbo Natale segreto, quello più speciale. Allora, vi faccio vedere, se tirate il grandangolo, non so perché, però ok. Allora, questo è uno, questo qui con la coccardina argento è uno. Vediamo. Poi questo, che è un altro. E questo, che è del Babbo Natale segreto. E infine, qua dietro, questo. Yes! Non vedo l'ora di scoprire chi è il mio Babbo Natale segreto, perché non ne ho idea, ma nemmeno ovviamente una. Anche se non si dovrebbe, perché è più bello che non hai nemmeno un'idea, ho provato un po' a investigare, mi è venuto spontaneo. E vabbè. Però vi giuro che non ho capito. Cioè, ne ho esclusa una di amica, e per vari motivi io sono con i stalkeraggi sono sicura che non è lei, però me ne rimangono tre, quindi avrò comunque l'effetto sorpresa, che in realtà preferisco, però sono curiosa e quindi devo provare a indagare, però meglio di no, perché è più figo così. E ringrazio, perché domani avrò ancora di più l'effetto sorpresa e non vedo l'ora. Ovviamente vi riprenderò tutto, perché sarà una cosa strafiga che non ho mai fatto, la prima volta nella mia vita, quindi riprenderò tutto e sarete partecipi di tutto il Babbo Natale segreto. Con domani alle 9 mi devo svegliare, alle 10 c'è e andiamo in un bar a scambiarci regali. Ficcato. Ora vado di là e angolo di Furlan. Devo portare via le cosine, perché quando vedo Harry Potter faccio sempre un casino. Bella la prolunga. Mi porto via il caricatore, la mia tazza bellissima e ovviamente il cuscino di Grifondoro, che poverino è morto lì giù, la coperta anche questa, la al villaggio di Babbo Natale, tutta pelosa, fatta a Babbo Natale, vedete, si può usare anche come mantella, e il mio cuscino poverino di Grifondoro, che è bellissimo, l'ho preso a Harry Potter Studios, che mi fa compagnia ogni volta che guardo Harry Potter, perché devo stare in tema cuscino. Quindi porto via questa quantità assurda di roba. Guardate il gramo sotto. Ok, amore, amori, ho deciso che d'ora in poi vi lascerò le domandine qui direttamente, quindi accanto a me, in modo che possiate vedere benissimo cosa mi ha scritto la determinata persona, perché ci dà bellissime domande, voglio proprio che si vedano tutte. Allora, questa ragazza mi chiede se ho avuto altri animali domestici oltre Pit. La risposta è sì, ho avuto un'altra cagnolina, Lea, oltre ai vari pesci, acutissimo, però di animale a cui ero più legata c'era Lea. Lei era un cane, un meticcio, trovato dai miei genitori davanti a un veterinario abbandonato. Una meticcetta bellissima, vi dico che non mi ricordo e ancora non sappiamo che miscuglio era, ma aveva il manto tigrato, era stupenda, tutti ci facevano i complimenti, poi era un amore ed era completamente diversa da Pit, proprio di carattere, era super dolce, buona, saggia, mite. Pit è un casino. Anche non ami Pit, anzi sono dell'idea che ogni cane, ogni animale è bello con le sue caratteristiche diverse. Pit era completamente diverso da Lea, ma questo non lo rende meno amabile. Però lei era proprio l'animale che tutti amano, era proprio dolce. Non potevi arrabbiarti con Lea, era perfetta, perfetta. E non abbaiava mai, abbaiava solo per proteggerci, quindi se c'era una, secondo lei, minaccia dietro la porta. Altrimenti non abbaiava Lea, io la sentivo, quando la sentivi abbaiare vuol dire che proprio era sicura che c'era una minaccia per noi. Ci amava alla follia, però purtroppo sono nata che lei già aveva 7 anni. Ed è durata 15 anni, quindi quando sono andata in quarta elementare, barra quinta, mi ricordo ancora benissimo l'ultimo giorno in cui l'ho vista. Stava male da qualche mese perché era vecchia, quindi è morta di vecchiaia, malattie della vecchiaia. E io stavo per andare a scuola e lo vedevo che c'era qualcosa che non andava. Io lei me la sono vissuta 8, barra 9 anni, che comunque è tanto, dai. Ma potevo vivermela di più, solo che è nata, cioè sono nata che lei era già vecchiotta. È parte della famiglia, l'è sempre stata e lo è ancora oggi. Sì, poi Lea è tutto. E era un cane strepitoso, buona. Io ero piccola, forse non me la sono goduta come avrei voluto.
Ora sicuramente crescendo sarebbe stato con lei, ma me la sono goduta come una bambina, quindi giocandoci e divertendomi con lei. E niente, mi ricordo quell'ultimo giorno che io me lo sentivo, infatti sono andata a scuola che piangevo, mi sentivo proprio il magone. E infatti è stato l'ultimo giorno in cui l'ho vista, ma rimarrà sempre nel mio cuoricino e ha vissuto tutta la sua vita, quindi sono orgogliosa della storia che c'è dietro Lea. Un cane meraviglioso, vi lascio una dopo foto. Lea in casa si sentiva un vuoto, la mancanza di un cane, quindi un animale così a cui ti affezioni tanto. Sono passati vari anni prima che i miei mi dessero l'opportunità di riavere un cane, perché io lo chiedevo assiduamente, ovviamente dopo 2 anni andavo in prima media quando ho iniziato a chiedere del cane. E perché sì, Lea se n'è andata che andavo in 3ª/4ª, non mi ricordo bene se era 3ª o 4ª, comunque elementari, e io in prima media ho riniziato a chiedere del cane perché all'inizio non me la sentivo nemmeno io, nonostante ero bambina non me la sentivo di sostituirla, anche se non è sostituirla, sono cani completamente diversi, non potrò mai sostituire quello che c'è stato con Lea, come non potrò mai sostituire Vit, non ci voglio manco pensare. Nulla, alla fine sono passati un po' di anni e mi hanno preso Pit, che andavo in prima superiore, quindi sono stati 3 anni delle medie in cui ho chiesto assiduamente il cane ma non me lo volevano fare. Poi in prima superiore sono riuscita a convincerli e è arrivato Pit. Dopo alcune ricerche è arrivato Pit, che ancora ci illumina la vita. Un bimbo maschietto, è il primo nostro cane maschio, completamente diverso da Lea esteticamente, caratterialmente, un'altra cosa, infatti è stata una nuova avventura ricominciata da capo. E bello, 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 bello. Amo Pit e mi ricordo soprattutto i primi tempi con Pit, era wow, era, me lo portavo ovunque, ero fierissima, lo sono ancora, però sì, sai, i primi tempi no, lo vuoi mostrare a tutti, ma andavo comunque in prima superiore, quindi casatissima, poi per quanto l'avevo chiesto. E Pit ci illumina veramente le giornate della famiglia e lo amo tanto, mi ricordo le corse infinite con Pit e i sorrisi che mi regalava. Questo era l'angolo di Furlan dedicato all'argomento canino. Voi avete cani, ditemi un po' e fatemi altre domande. Altri angolo di Furlan, perché ne voglio tantissimi. Spero che questo video vi sia piaciuto, qua da Elena è tutto, un bacio grande grande grande, vi amo. Ci vediamo domani, che c'è anche il Babbo Natale. Sì.